Caro diario, ho sempre voluto riprendere in mano questa serie, ma non sapevo come fare o quali argomenti trattare. Qualcuno sarebbe mai stato veramente interessato alle avventure della mia vita da young adult? Ma dai. Poi però ci ho pensato meglio. Ma certo che sì! Soprattutto se apro le danze raccontando qualcosa di veramente scabroso e raccapricciante della mia vita, no? Quindi, quale miglior storia di quella volta in cui ho avuto l'intera casa invasa dai vermi? Ebbene sì, ragazzi, si parte! Questa avventura si ambienta in una calda primavera di qualche anno fa. Cioè, per precisare, la primavera in realtà era fredda, ok? Ma un istante dopo era calda. Perché così funziona quando sei un adulto. Ogni tanto ti escono esclamazioni come «Non esistono più le mezze stagioni» e poi ti viene un'ernia. Così, a caso. Il cambiamento climatico quell'anno mi giocò un divertente tiro mancino. È risaputo, infatti, che quando arriva l'estate non puoi più permetterti di lasciare l'umido a mantecare. Dimenticarsi di buttarlo per un giorno di troppo può essere un fatale errore. Ma non ti aspetti che il problema salti fuori così, de botto. Il 10 aprile, che fino al giorno prima stavi ancora a fare il direttore d'orchestra più pazzi di neve, e invece... No, mi sono scordata di buttare l'umido. No, mi sono nuovamente scordata di buttare l'umido. No, mi ostino a non voler prendere in mano la mia vita partendo dalle più piccole cose, come appunto il bidone dell'umido. Vabbè. Ma ora vado a vedere un film. Ehi, 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 prima di puntare il dito schifati, ma perché non fate una bella analisi di coscienza, eh? Non vi è mai capitato? No? Mai? Non vi è mai capitato. Vabbè, ok. Sarete bravi voi. Quella sventurata mattina quindi mi alzai ignara e andai a recuperare le mie scarpe in salone. Appena le sollevai da terra, ebbi finalmente chiaro in che film distopico mi avevano appena scritturata. Larve? Ah, è appena uscito il nuovo film dell'Asylum. Sì, dicono che sia patetico come tutti gli altri. Un'insensata quantità di larve di mosca era annidata sotto alle mie scarpe. Consapevoli di essere state scoperte, le maledette iniziarono la loro fuga verso un nuovo nascondiglio sicuro. Il mio zaino poggiato lì di fianco, sotto al quale se ne nascondevano già altrettante. E così dietro al mobile della TV, sotto al divano, al distributore automatico di paperelle di gomma, sotto la libreria, centinaia di larve, non sto esagerando, si erano generate durante la notte dentro casa mia. Non avevo molta scelta. Bardata come un Ghostbuster, insieme a Riccardo, iniziammo a espugnare la nostra dimora da quella manifestazione paranormale. Rick, ascoltami bene. Sì. Se non dovessi tornare, lascio al mio cane tutta la mia collezione di scacchiere e un messaggio. Ritira la biancheria. Francesca, ma che vuol dire? Non fare domande, lui sa cosa fare con entrambe le informazioni. E a me cosa lasci? La multa che ho preso l'altro giorno, quella da pagare. Grazie. Riconquistammo il dominio del salone a colpi di aspirapolvere. Non fu facile. Ma compiuto il mio destino, ero ormai pronta per il passo successivo. Andare in ava scoperta verso la fonte di ogni male. La cellula madre, il nucleo dell'alveare, la cucina dentro la quale si trovava il bidone dell'umido! Che, a dispetto delle mie aspettative, era normale. Cucina, bagno, camera, nessun'altra stanza era stata colpita. Non c'era segno di quei poltergeist da nessun'altra parte. Quindi le opzioni sono due. O quella dannata mosca incinta ha deciso di partorire durante la notte a caso nel mezzo del mio salone, oppure, una volta schiuse le uova dentro al bidone, un po' come le tartarughine che vanno verso il mare, anche le larve hanno deciso di migrare verso un luogo più accogliente. Ma ti rendi conto che qui non ci sono prospettive per il nostro futuro? Di là in salone ho sentito che c'è una TV, andiamo a vederci un film. Passata l'intera mattinata a riversare litri e litri di ammuchina al suolo, sperando che potessero ripulire non solo il pavimento, ma anche le nostre coscienze per aver lasciato che accadesse una cosa del genere alla nostra povera casetta, avevamo apparentemente finito. La storia sembrava conclusa lì, ma se così fosse non sarei qui a raccontarvela con tanto trasporto, no? No, esatto, era tutt'altro che finita. C'era ancora un posto nel mio salone che non avevamo ancora pulito. Sto parlando del sotto della mia inamovibile libreria, ancorata al suolo dal peso di migliaia di manoscritti. La libreria aveva una piccola fessura che la separava dal pavimento, troppo piccola per una scopa, ma alta abbastanza da lasciar passare quei maledetti bachi luridi assassini. Che dici, dovremmo fare qualcosa a riguardo? Nel senso, potremmo fare qualcosa, ma se anche ci fossero entrate delle larve sotto e non possiamo saperlo, al massimo non troveranno cibo e moriranno lì, no? Vabbè, andiamo a vederci un film. E così l'argomento larve venne chiuso, archiviato, ogni documentazione a riguardo secretata e nascosta in una cassaforte di massima sicurezza per paura che il vicinato venisse a scoprire che siamo dei lerci luridi puzzosi. L'invasione delle larve era già diventata una simpatica e disgustosa parentesi della nostra quotidianità, che avremmo potuto raccontare tempo dopo ai nostri amici facendoci quattro risate e sorseggiando allegramente un caffè. Che burla, che grande ridere, che comicità!
Aspetta un attimo, ma c'è qualcosa dentro al mio caffè? Ciao, sono una simpatica larvetta piccola piccola. Non ti aspettavi di vedermi qui dentro, eh? Vuoi diventare mia amica? Il caffè era stato fatto ovviamente con la nostra macchinetta, ovviamente posizionata a circa un metro dal bidone da dove tutto aveva avuto inizio, ovviamente contenente fondi di caffè tipicamente umidi, caldi, accoglienti, perfetti perché una dannata mosca vi leggesse sopra il cartello reparto nascite e decidesse che sì, quello era proprio il posto giusto. Cioè io ho appena bevuto un caffè con dentro... Era piena, piena! Ho lasciato scorrere l'acqua senza capsule per minuti e da dentro non smettevano di uscire quelle larvette atrofiche, marroncine, tutte rinsecchite. Ho provato anche a smontare la macchina per vedere se ce ne fossero altre all'interno, ma era impossibile. Alla fine quella macchinetta era anche già mezza rotta. Ci aveva servito fedelmente per molti anni, quindi abbiamo deciso di mettere fine alla sua esistenza su questa terra. E voi penserete che con questo fantastico colpo di scena possiamo finalmente chiudere il sipario, il cerchio della narrazione e tutte le sottotrame, ma... ovviamente. L'epilogo di questa storia si è verificato solo una settimana dopo, quando la casa era rimasta vuota da diversi giorni. Io ero andata ad una fiera del fumetto, Riccardo era in giro per il mondo a, non so, cavalcare unicorni. E finalmente quella sera, dopo 4 ore di treno, ero tornata pronta a riposare le mie stanche membra. Era sera, verso mezzanotte, e io ero entrata velocemente senza neanche accendere la luce. Perché ormai sei in simbiosi, no? Con la tua casa non hai bisogno di vedere, solo agire. Avevo lanciato il mio pesante zaino sul divano e altrettanto velocemente fatto la stessa cosa col mio pesante sedere, credendo che mi sarei finalmente goduta un po' di meritato riposo. Stanca, ma finalmente a casa, alzo lo sguardo e... Alexa, accendi la luce. E vedo questo. Per chi si fosse chiesto che fine avessero fatto le larve sotto alla libreria, ecco la risposta. E anche se finora vi ho risparmiato la documentazione fotografica perché magari ad alcuni possono far schifo i vermi, non c'è nessun motivo per cui non possa mostrarvi questo. Ora tu immagina, sei a casa tua, è mezzanotte, sei appena rientrata da un viaggio e non vedi l'ora di metterti a letto, ma sfortunatamente ci sono centinaia di mosche nel tuo salone e non sai come farle uscire. Idee? Beh, io ne ho avuta una sola in quel momento. Ho aperto la finestra, ho chiuso la porta e vabbè, usciranno da sole. Io vado in camera a vedermi un film. Sarò a Lucca, mi troverete tutti i giorni a questi orari che appariranno qua sopra e con me ci sarà anche il mio nuovo fumetto che faccio da grande e altre domande che mi pongo ancora oggi, che un po' sulla falsa riga di questo video punta a ripercorrere in modo divertente e autoironico alcune tappe della mia esistenza. L'ho realizzato insieme a Savuland, nel caso non ci foste a Lucca, quindi non ci fosse modo di incontrarci e scambiarci dei disegni e delle chiacchiere, trovate qua sotto in descrizione il link della prevendita del fumetto. E visto che poi atterrete nel sito di Giga Ciao, che è anche la mia casa editrice, vi ricordo anche che i miei fumetti sono ogni mese in edicola all'interno dello Scottex Gigazine. Spero che questo ritorno dei Dromai vi sia piaciuto, perché mi piacerebbe proprio che fosse il primo di tante altre storie che vorrei raccontarvi. Quindi se avete voglia fatemi sapere il vostro supporto, i vostri consigli, i vostri suggerimenti con un commentino qua sotto al video. Se avete spunti o riflessioni sarò felicissima di leggerle. Grazie mille a tutti ragazzi, ci vediamo molto molto presto. Ciao!